Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video targato al tecnoblog.com. Se non sei già iscritto al canale, ti invito a iscriverti per rimanere aggiornato sulle nuove novità tecnologiche. In questo video vedremo come impostare, configurare un router Xiaomi. In questo caso abbiamo un router AX3006, funziona molto bene, ma per questo video l'abbiamo ripristinato per poi reimpostarlo da zero. Basterà collegare il cavo di alimentazione, collegare qui dietro l'alimentazione e attendere che questa luce, che ora è di colore arancione, diventi verde. A questo punto lo troverai anche come wifi. Molto utile questo dispositivo perché potrai configurarlo sia come mesh filare, quindi attraverso il collegamento in questa porta One ad un cavo RJ45, quindi trasmetterà la rete, oppure anche in modalità wifi, oppure utilizzarlo come router. Eccoci qua, andiamo sul nostro iPhone o qualunque altro dispositivo, troverai questo dispositivo. Ok, ci siamo tornati alle impostazioni, come impostarlo. Quindi italiano, selezionare, qua seleziona sempre italiano, puoi scriverlo qua, quindi Italia, ok, e qua va bene, prova subito. A questo punto potrai configurarlo come router oppure come estensore di rete, extender di rete, sia wifi, quindi prenderà la rete e la risparerà, l'amplificherà, oppure potrai configurarlo tra filare. In questo caso si dice non ho rilevato la connessione. Noi vedremo come configurarlo come estensore di rete, quindi clicca qua. Come vuoi configurarlo? Selezionare il tipo di connessione, oppure vuoi configurarlo come punto di accesso wifi o punto di accesso. Lo vogliamo configurare come punto di accesso wifi, sostanzialmente come extender. Avanti, ok. A questo punto ricercherà le reti da estendere, quindi quelle che trova. Andiamo ancora un attimo, selezioniamo questa, inserisci la password. Ok, a questo punto clicca su avanti. Configurazione qua, se non vuoi collegarti a una seconda rete, metti lo stesso nome della tua rete principale. Ok, e qua metti anche la stessa password, così in automatico ovunque ti sposterai in casa sarai connesso sempre alla stessa rete, solo che sarà estesa da questi dispositivi. Chiaramente se il nome della rete, come era qua, era diverso, in questo caso dovrà inserire un nome di rete diverso, una password diversa, e questo non è il massimo ad esempio se hai delle stampanti in rete, perché se sarai connesso ad esempio a master 5G, le stampanti invece a master in questo caso non ti stamperanno perché saranno connesse a due reti di nome diverso, ma in realtà che è la stessa rete. Quindi inserisci lo stesso nome e l'identica password che hai nel tuo wifi. Ok, inseriamo. Ma configura la password del wifi come la password dell'amministratore del router? Meglio di no, quindi disattiva e imposta una password solo per entrare nel pannello di controllo del tuo router. Ok, inserita. Qua se vuoi aggiornare automaticamente, sì, va bene, quindi lo lasciamo. Ti mostrerà i dati che hai inserito e si riavvierà, e questa luce qua sopra, appena prende la linea wifi, diventerà di colore blu. Bene amici, configurazione avvenuta. A questo punto potrete anche inserirlo nelle singole applicazioni. Attenzione però che se lo configurate come router non potrete inserirlo all'interno dell'applicazione, ma dovrete configurarlo direttamente dall'applicazione in modalità router, altrimenti non potrete gestirlo da remoto. Gestione da remoto molto interessante, anche perché è possibile riavviarlo e avere una serie di informazioni anche tramite
il vostro smartphone anche se non è presente ad esempio questo dispositivo nella vostra casa. Bene amici, anche questo video è stato concluso. Se ti è piaciuto aggiungi mi piace, iscriviti al canale, al prossimo video.